management è nata per permettere di colmare ai ragazzi il gap esistente tra università e mondo del lavoro. Quindi questo è quello che ha spinto i fondatori e spinge noi a portare avanti Invenisment. Un altro motivo rilevante che ha portato alla creazione di Invenisment è la volontà di sfidarsi, quindi challenge yourself, quindi portiamo avanti questa tradizione, portiamo avanti questa cosa. Cosa fa Invenisment? Come mi piace chiamarla è offerta formativa complementare, ovvero conferenze, workshop e business game, eventi di networking e corsi. Conferenze come quella di oggi, come quella che abbiamo fatto a novembre con il professor Cottarelli e il professor Boldrin, il mese scorso c'è stato l'Invest, quindi eventi che permettono la diffusione della conoscenza. Workshop e business game spesso con startup, corsi come il nostro corso di Excel, che è arrivato ormai alla sesta edizione, e eventi di networking come gli aperitivi che facciamo dopo gli eventi e gli eventi per conoscere i soci inizio anno. Questi sono alcuni dei nostri numeri, ovvero abbiamo più di 3.500 follower sui nostri canali social, più di 200 nuovi soci solo quest'anno e una newsletter di più di 2.000 contatti che è cresciuta negli anni. Questo è molto importante, soprattutto per le aziende con cui stringiamo partnership. Queste sono alcune delle aziende con cui collaboriamo, H-Farm, Credito Agricole, Startup, EY, BCG, con la quale ci siamo impegnati a fare un evento sulla leadership femminile. Qui vedete anche la European Investment Bank, con la quale collaboriamo per il VMI, Venice Microfinance Initiative, un'iniziativa con la quale spediamo ogni anno circa degli studenti a fare degli stage all'estero in enti di microfinanza. Poi vedete anche altre aziende con cui collaboriamo, Calcio e Finanza, Oggi, Pictet, Il Gazzettino. Cosa può dare Invenisment? Ovviamente esposizione, oggi qui ci stiamo mettendo in gioco, ci stiamo esponendo davanti a tutti. Contatti, perché chiaramente per fare eventi, business game, diciamo bisogna prendere dei contatti e i contatti che prendiamo con i professionisti possono diventare consigli, possono diventare rapporti di mentorship. Esperienza, perché ovviamente mettendoci in gioco riusciamo a crescere a livello personale. Perché vi sto dicendo questo? Soprattutto per gli studenti iscritti qui a Ca' Foscari, che lo saranno anche l'anno prossimo, stiamo aprendo le candidature per il nuovo board. Se andate sul nostro sito www.invenisment.com trovate le posizioni aperte. È un'occasione per mettersi in gioco, un'occasione per crescere a livello personale. Di conseguenza vi consiglio di fare questa cosa. Sono posizioni aperte sia all'interno dei team che all'interno del board degli executive. Mettetevi in gioco, fatelo. Se l'anno prossimo le tessere nella mia posizione, vi consiglio di farlo. Vi ringrazio nuovamente per essere qui e lascio le istruzioni per fare le domande. Andate sui nostri canali social per trovare il link e vi ringrazio di nuovo. Lascio la parola al direttore del Dipartimento di Management. Sì. Grazie, ma io continuo a sorprendermi ogni volta che vengo a un evento dei ragazzi, delle associazioni, perché imparano il mestiere con una rapidità spaventosa. Adesso vedo qui molti colleghi presenti, devo complimentarmi con loro perché nel giro di 2 o 3 anni riescono a organizzare cose che noi a volte facciamo fatica ad organizzare, forse perché la passione li trascina. E allora questa cosa della passione, secondo me, è un po' la cifra anche di oggi. Voi non solo studiate il management, ma in questo caso lo affianchiamo a uno dei nostri, così, delle nostre stelle polari, quantomeno per alcuni, mia di sicuro. E cioè un'attività sportiva che ci appassiona e quant'altro. Quindi io sono veramente felice di ospitare tutti coloro che sono presenti al tavolo, li ringrazio di essere qui con noi, ringrazio ovviamente gli organizzatori. Non si parlerà di squadre di calcio, quindi Inter, Juve, Milan, no, abbiamo già stabilito. Tanto tutto quello che dovevo dire al dottor Marotta, al direttore, gliel'ho già detto in separata sede, ma lo devo, come altri hanno fatto, ringraziare per il lavoro fatto per una certa squadra. E lascio ovviamente la parola al professor Mancini, che ha avuto, come dire, la forza di organizzare questo evento. Grazie a tutti voi per essere intervenuti e la parola al professor Mancini. Grazie.
Bene, un saluto anche da parte mia e soprattutto un ringraziamento in primis a InVenisment per il grande sforzo che hanno profuso nell'organizzare questo evento su cui lavoriamo insieme da oltre 6 mesi in collaborazione appunto con il Dipartimento di Management. E un ringraziamento a voi per aver risposto in maniera così importante a questo evento, a questo invito. E ovviamente questo è testimonianza del fatto che quando si parla di sport, ma si parla soprattutto di sport oggi e di business, c'è una certa sensibilità, c'è una certa attenzione che parte fin dalle aule universitarie. Sapete bene che a Ca' Foscari, in particolare proprio all'interno del Dipartimento di Management, da anni abbiamo avviato un filone di studi, di ricerca e anche di formazione nel mondo dello sport, che ha portato all'attivazione in una delle pochissime università italiane di un corso di economia delle aziende sportive in laurea magistrale, e abbiamo un master integralmente dedicato, il master in strategie per il business dello sport, post laurea per chi vuole iniziare a formarsi per lavorare nel mondo dello sport. È un tema su cui abbiamo sensibilità, ma come avrete modo di vedere già dalle presentazioni che faremo, questo è giustificato dal fatto che ha un rilevantissimo impatto nell'economia attuale del nostro paese e non solo. E quindi questo è anche il motivo per cui oggi abbiamo pensato di avviare questo tipo di evento per riflettere insieme ad importanti protagonisti del mondo dello sport e del business sportivo, per condividere alcune riflessioni più che su quello che è, partiremo ovviamente dai dati attuali, ma l'obiettivo è un po' capire dove andrà a finire lo sport, ma in particolare quello che, come ben sapete, è lo sport che per volumi di affari generati oggi è lo sport numero uno al mondo, ovvero il calcio. Ecco, per fare questo vi presento velocemente gli ospiti che insieme a me oggi daranno vita a questo evento. Parto dalla mia sinistra alla vostra destra, abbiamo Vincenzo Flores, direttore area diritti audiovisivi della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, che ringrazio ovviamente. Abbiamo Paolo Bedin, direttore generale della Lanerossi LR Vicenza. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, alla mia sinistra. Paride Rossi, che conoscete ovviamente meglio di chiunque altro, che insieme a me modererà un po' l'evento. Passo a Tommaso Bianchini, grande Paride. Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della Fiorentina. E Andrea Di Biase, giornalista e fondatore di Calcio e Finanza, un portale sportivo che credo tutte le persone che sono qui presenti conoscono perfettamente. Grazie. Ecco. Siccome abbiamo moltissima carne al fuoco, ma vogliamo capire un attimino su che numeri stiamo discutendo, su che numeri discuteremo e ragioneremo in termini di business sportivo, io lascerei subito la parola ad Andrea perché ci illustri con una velocissima presentazione, ci introduca ai temi del business sportivo per capire quali sono i dati oggi economico-finanziari che caratterizzano questo settore a livello nazionale ed europeo. A te la parola, Andrea. Grazie. Grazie professore. Beh, innanzitutto ringrazio l'Associazione InVenisment, l'Università Ca' Foscari, il Dipartimento di Economia per l'invito. Per me è un grande onore essere qua davanti a voi. Vedo l'aula gremita, parlare di calcio ed economia davanti a tanta gente per me è molto importante, proprio perché, come ricordava proprio il professore, abbiamo fondato un sito che parla esplicitamente di economia del calcio, che si chiama Calcio e Finanza, per cui questo per noi è un segnale molto importante. Quindi introdurrei subito, diciamo, i numeri che ci serviranno poi per portare avanti la discussione con i protagonisti che sono qua sul tavolo insieme a noi. Il calcio, come sappiamo, è uno sport, è, diciamo, un fenomeno sociale molto importante ed è un settore economico sempre più rilevante. Questi sono alcuni numeri che dimostrano l'importanza del calcio italiano a livello nazionale, sono numeri che sono tratti dal bilancio integrato della FIGC, quindi sono numeri ufficiali, dove vedete appunto che più di circa la metà, diciamo, della popolazione italiana, forse di più perché si parla appunto di popolazione over 14, si dichiara interessata al calcio. Questi sono i numeri dei biglietti venduti ogni anno per le partite di calcio. Molti italiani seguono il calcio in pay TV, quindi come è una cosa di senso comune, sappiamo appunto che il calcio è un evento socialmente importantissimo. Però non è solamente un evento socialmente importante, è anche un settore importante dal punto di vista economico e lo sarà sempre più in futuro.
infatti è una delle principali economie italiana, 4,5 miliardi è il fatturato totale del settore nell'anno, nella stagione sportiva 16-17, i numeri sul 17-18 non sono ancora stati elaborati, ma credo che la federazione li renderà pubblici a breve quando verrà pubblicato, spero, il report calcio 2019. Il calcio professionistico ovviamente rappresenta la principale fonte di ricavi, diciamo, del movimento, e sono 3,4 miliardi di fatturato. Ovviamente se lo confrontiamo con i numeri di una grande azienda multinazionale, 3,4 miliardi sono cifre relativamente basse, però se andiamo a vedere quello che è l'indotto, diciamo, di tutto ciò che si muove attorno al mondo del calcio, quindi non solamente i fatturati dei club, ma andiamo a prendere i fatturati dei broadcaster, andiamo a prendere chi lavora nell'impiantistica sportiva, chi lavora appunto nel merchandising, l'indotto stimato appunto dalla federazione attraverso, diciamo, il bilancio integrato è di circa 18 miliardi. Per quanto riguarda l'importanza del calcio italiano a livello mondiale, l'incidenza sul PIL del calcio mondiale è di circa appunto il 12%, quindi l'economia del calcio italiano è ovviamente un'economia rilevante. Perché sono andato a vedere questi numeri fondamentalmente per matcharli con due cose: da un lato la rilevanza importantissima a livello sociale e mediatico, dall'altra una fotografia economica che, come andremo a vedere, nonostante questi numeri, negli ultimi anni, diciamo, si è un po' appannata rispetto a quello che succede all'estero. Infatti, diciamo, qua abbiamo un altro dato comunque rilevante e importante, riguarda, diciamo, quello che è il confronto tra l'andamento dei ricavi del calcio italiano e il prodotto interno lordo, la variazione del prodotto interno lordo. In un paese come l'Italia, che come sappiamo fa fatica a crescere, il mondo del calcio, nonostante le difficoltà che ha riscontrato negli ultimi anni, è un settore che continua a crescere. C'è stato solo un anno in cui, diciamo, c'è stato un segno meno, è stato il 2014, ma è quell'anno in cui di fatto c'è stato il fallimento del Parma Calcio, il 14-15, per cui, diciamo, in quell'anno lì c'è stato un calo, diciamo, legato a quell'evento purtroppo molto grave. Per quanto riguarda, diciamo, la crescita, come vedete nel grafico sulla destra, nel 16-17 siamo arrivati a 3,35 miliardi, calcio professionistico in Italia. Queste, diciamo, cominciano ad essere un po' le note dolenti, se volete, perché se andiamo a fare un confronto storico con il passato, nella stagione 2005-2006, stiamo parlando di Serie A in questo caso, il campionato italiano era la seconda lega per fatturato in Europa, mentre nell'ultimo, diciamo, nel 16-17, quindi gli ultimi dati attualmente disponibili, il calcio italiano, la Serie A in questo caso, di fatto è diventata la quarta lega europea, ovviamente distante, molto distante dalla Premier League, ma superata anche dal campionato spagnolo, la Liga e dalla Bundesliga. In questa slide andiamo a vedere appunto quella che è stata, diciamo, la differenziazione tra i ricavi della Premier League e della Serie A dal 1996 al 2017. Fondamentalmente allora la Serie A e Premier League si equivalevano da un punto di vista del volume d'affari. Progressivamente c'è stato un divario sempre più importante da parte della Premier League, per ragioni che dopo andremo a affrontare più nel dettaglio. Fondamentalmente, come sapete, come molti di voi sanno, le principali fonti di reddito delle società di calcio sono quattro. Da un lato, diciamo, c'è la commercializzazione dei diritti audiovisivi, che in Italia, ma anche negli altri campionati, viene fondamentalmente negoziata a livello di Lega, quindi non ci sono più i club che vendono direttamente i propri diritti audiovisivi. L'altra fonte di ricavi sono i ricavi commerciali, quindi fondamentalmente sponsorizzazioni, accordi commerciali e quant'altro. I ricavi da stadio, andremo poi a vedere anche, diciamo, quelle che sono le difficoltà che stiamo avendo in Italia da questo punto di vista. E poi ovviamente tutto quello che riguarda il calciomercato, quindi la compravendita di giocatori. Per quanto riguarda il mercato dei diritti televisivi, una tendenza che stiamo riscontrando a livello europeo è fondamentalmente la saturazione dei mercati televisivi a livello nazionale.
anche in Premier League, dove di fatto hanno un mercato che vale circa 3,5 volte quello italiano, nell'ultima asta dei diritti televisivi per il triennio prossimo, asta che c'è stata lo scorso anno, l'incasso è stato inferiore a quello che c'era stato nel precedente ciclo. Questo per fattori contingenti al mercato televisivo, ma perché molto probabilmente oltre una certa soglia è difficile poi andare anche per i broadcaster a vendere abbonamenti per far vedere appunto le partite di calcio agli abbonati del mercato nazionale. Quindi diciamo non è un tema che riguarda solamente la Serie A, ma un tema che riguarda un po' tutto il mercato a livello europeo. Per questa ragione è necessario cercare di andare a vendere il prodotto calcio sui mercati esteri. Da questo punto di vista, e poi diciamo i protagonisti di questa industria che sono qua sul palco insieme a me, magari ce lo potranno raccontare meglio, in Italia qualcosa è cominciato a muoversi con diciamo la commercializzazione dei diritti televisivi a livello internazionale, nel senso che rispetto a il ciclo precedente, che era appunto il 2015-16, il 18-21, c'è stato appunto un incremento significativo di questa fonte di ricavo, però è legato diciamo all'ingresso sul mercato di un operatore molto importante che è MG, che è un'azienda internazionale che avrebbe il compito appunto di poi vendere i diritti televisivi italiani sui vari mercati. Come sapete dalle notizie di cronaca, come sapete non lo so, nel senso che ultimamente c'è stato diciamo un po' di maretta tra la Lega di Serie A e AMG sulla commercializzazione dei diritti televisivi all'estero, però questa rappresenta diciamo quella che potrebbe essere una fonte di ricavi alternativa molto importante. Per poter andare a vendere bene i diritti TV all'estero però deve avere un prodotto che funzioni, e molti ultimamente sulla Serie A hanno avuto qualcosa da dire, sia a livello della competitività, che magari è un campionato che per le ultime 8 stagioni era stato un po' scontato da un punto di vista tecnico, per quanto riguarda anche quello che vediamo in televisione, quindi magari un po' meno spettacolare di altri campionati, con degli stadi non all'altezza come magari quelli che vediamo nei campionati esteri, quindi lavoro da fare da questo punto di vista qui ce n'è altrettanto. Anche qui diciamo c'è una comparazione tra quella che sono i ricavi dei diritti TV esteri della Serie A con quello che succede nelle altre principali leghe europee. Come vedete la Premier League, che di fatto è best in class in questo settore, ricava molto molto di più rispetto alla Serie A, ma anche la Liga, che ultimamente ha avuto diciamo una gestione molto molto oculata da parte diciamo dell'attuale presidente e del suo team, sono riusciti a commercializzare molto meglio il prodotto rispetto alla Serie A. C'è da dire che questi incassi la Liga li ha fatti quando nel campionato spagnolo giocava ancora Cristiano Ronaldo e Messi, quindi c'era questo grande dualismo tra questi grandi due campioni. Adesso vediamo se la Serie A, dove uno dei due campioni è venuto a giocare, potrà appunto fare altrettanto. In tema di sponsorizzazioni anche qui vediamo che c'è un gap importante con le leghe estere. Bisogna sempre relativizzare un po' quello che si va a dire. Ovviamente la Bundesliga è il campionato della principale economia europea e quindi ovviamente beneficia di tutto quello che è la corporate Germania, quindi se andiamo a vedere le sponsorizzazioni dei grandi club tedeschi, vediamo che le principali aziende corporation tedesche supportano i loro club, in alcuni casi anche attraverso investimenti in equity, per cui c'è da dire anche questo elemento. Premier League è un prodotto internazionale, sfrutta l'inglese, sfrutta diciamo il grande bacino internazionale dell'Inghilterra. Ovviamente il dato più significativo è il fatto che la Serie A si posiziona ancora dietro alla Liga e poco sopra la Ligue 1. Il dato interessante a livello positivo è la crescita del 20% che c'è stata invece nell'ultimo anno a livello di ricavi commerciali, ricavi da sponsorizzazioni. Però se andiamo a vedere il dettaglio, questo è legato a un fatto contingente, il fatto che uno dei principali club italiani, ovvero l'Inter, ha cambiato proprietà, ha una proprietà molto solida che ha intervenuto anche in modo importante a livello di contratti di sponsorizzazione con la società di cui è appunto proprietaria, e quindi diciamo nella stagione passata circa 80 milioni in più di ricavi commerciali l'Inter li ha avuti grazie al suo azionista principale e alle aziende che in Cina lavorano appunto con questo player.
Il tema dolente è quello degli stadi, qua non svegliamo nulla di nuovo, sappiamo appunto che abbiamo in Italia, salvo rarissime eccezioni, stadi vecchi, obsoleti, che non permettono ai grandi club, ma anche ai piccoli club e anche ai club, diciamo, delle serie inferiori, di monetizzare al meglio il proprio pubblico, sia il pubblico, diciamo, quello, chiamiamolo retail, ma anche, diciamo, il pubblico corporate, quello che compra gli skybox, l'hospitality e, diciamo, tutta questa serie di servizi. Nonostante, diciamo, a livello di affluenza negli ultimi anni si è registrato, diciamo, un'importante crescita in termini di spettatori medi, a livello, appunto, di ricavi, era la slide precedente, appunto, abbiamo un'ultima posizione nelle top 5 league per quanto riguarda l'Italia. Queste, diciamo, sono stime che sono state fatte, diciamo, sempre nel report calcio, stime, diciamo, i dati puntuali, quindi abbiamo un'età media degli stadi che è in Italia di 60 anni, il 95% degli stadi sono di proprietà pubblica. Questo non è, a mio modo di vedere, né un bene né un male, l'importante è che gli stadi siano moderni e siano ben gestiti. E abbiamo, appunto, stadi che sono anche poco funzionali, la percentuale di posti coperti è del 50%. Questa stima è una stima di Pricewaterhouse, credo, che era contenuta nel report calcio l'anno scorso. Ci sono circa 300 milioni di mancati ricavi da un utilizzo, appunto, degli stadi in questo momento. E poi veniamo al calciomercato, che rappresenta la seconda fonte di introito per i club italiani. Cioè, rispetto magari agli altri campionati dove siamo più focalizzati sul consumatore finale, quindi lo spettatore, quindi si va a lavorare molto sugli stadi e quant'altro, in Italia, diciamo, le due principali fonti di ricavo, come sappiamo, sono, appunto, i diritti televisivi e gli introiti generati dalla compravendita dei giocatori. Qua abbiamo una slide che testimonia qual è che è stata l'evoluzione del giro d'affari del calciomercato negli ultimi anni. Vedete che nella stagione 17-18, quindi nelle due sessioni di mercato, c'è stato il giro d'affari più alto. È ovviamente la stagione che è legata, diciamo, al passaggio di Neymar dal Barcellona al PSG, che ha provocato, diciamo, un'inflazione importantissima dei prezzi dei calciatori che, appunto, abbiamo, diciamo, tuttora sul mercato. Lo scorso mercato, diciamo, quello della stagione in corso, è stato quasi altrettanto importante. E qui andiamo a vedere, diciamo, il dato che secondo me è quello più significativo, nel senso che noi abbiamo visto prima che la Serie A è la quarta lega in Europa a livello di giro d'affari, però è il secondo mercato in Europa per quanto riguarda le cifre della compravendita dei calciatori. E quindi magari qua dopo i protagonisti qua sul tavolo, in particolare il direttore Marotta, magari potranno cercare di dare una risposta a questa domanda. Questo è un altro dato molto importante, secondo me, perché, appunto, questa va a vedere quanto è stato speso nel calciomercato rispetto all'incasso dei diritti televisivi. È un ragionamento importante, nel senso che una delle cause che ha lasciato un po' indietro la Serie A rispetto agli altri mercati è stato che a fine degli anni 90, quando c'è stato il boom dei diritti televisivi, molti di quegli introiti, invece di essere investiti in infrastrutture nei settori giovanili, sono stati investiti per acquisire sempre nuovi calciatori, sempre più importanti, sperando di innescare un ciclo virtuoso con il mercato televisivo. In realtà, dal punto di vista dei diritti televisivi, a un certo punto, come abbiamo visto prima, il mercato si è cappato e di fatto, diciamo, i club si sono trovati in fortissimo deficit perché avevano, appunto, ricavi inferiori a quelli che erano i loro costi. E qua andiamo a vedere che anche nel 2018, quindi qua sono dati che sono relativi all'anno solare, quindi non al mercato 18-19, ma quindi all'anno solare 2018, rispetto a quanto è stato incassato in diritti televisivi, circa il 90% è stato speso per acquisire nuovi calciatori, di cui circa il 15% è stato girato in commissioni agli agenti e agli intermediari. Quindi, diciamo, una parte importante delle risorse, invece di essere reinvestita nel ciclo produttivo calcistico, è finita, diciamo, a operatori del settore che però, appunto, poi ne beneficiano a livello individuale. Per quanto riguarda invece l'equilibrio economico a livello di conto economico, questa è una slide che tratta dal benchmarking report dell'UEFA del 2018,
va a vedere quello che è stato l'impatto del regolamento del financial fair play sui conti del calcio europeo. Molti hanno criticato questo tipo di regolamento, tutti noi che tifiamo qualche squadra abbiamo avuto magari un club che è finito nelle maglie di questa regolamentazione, che prevede fondamentalmente che in un triennio un club non possa avere un deficit di conto economico superiore ai 30 milioni di perdita aggregata. Però diciamo, questo regolamento ha avuto sicuramente gli effetti positivi a livello di sana gestione dei club. Infatti l'utile aggregato dei club aderenti appunto all'UEFA nel 2017 è stato superiore al miliardo, cosa che in Italia, salvo qualche club, ancora stentiamo infatti a raggiungere. Infatti se andiamo a vedere quelli che sono stati diciamo, i risultati della Serie A diciamo, negli ultimi anni, sicuramente nel 16-17 c'è stata una contrazione importante delle perdite, quasi diciamo, un sostanziale pareggio di bilancio, però per quanto riguarda il 17-18 si stima che la perdita aggregata possa essere intorno agli 88 milioni. Quindi diciamo, temi da trattare credo che ce ne siano diversi, per cui io lascerei la parola diciamo, ai nostri protagonisti. Direi che di carne al fuoco ce n'è, come avete visto, sono numeri che sono spesso contrastanti anche con qualche paradosso. Di solito un settore che cresce in misura così importante, si è detto all'inizio, il business del calcio cresce più dell'economia reale a livello nazionale, tuttavia fa fatica a produrre ricchezza, e questo è un po' un paradosso, e nelle nostre aule ovviamente si insegna che le nostre aziende, le nostre imprese devono creare valore. Quindi partirei con Paolo Bedin, mi permetto di chiamarlo Paolo perché ci conosciamo ormai da diversi anni. E Paolo attualmente è direttore generale della LR Vicenza, in passato fino a pochissimo tempo fa anche direttore generale della Lega Calcio di Serie B, e quindi una persona che ha una certa visione, considerate che ha avuto esperienze passate ancora nel marketing del Vicenza e del Venezia, e quindi una persona che conosce il mondo del calcio molto da vicino e da tantissimo tempo. E oggi è a capo, al vertice di una realtà che è particolarmente nuova, ambiziosa. Sapete che Lorenzo Rosso ha deciso di acquistare il Vicenza da una situazione sostanzialmente fallimentare lo scorso anno, investendo quindi capitali. Quindi la prima domanda che mi sentirei di fare è, spesso mi viene chiesto, nel momento in cui investo mi attendo un ritorno, perché nel mondo del calcio questo non avviene così frequentemente, eppure si continuano a vedere imprenditori che continuano ad investire cifre anche importanti all'interno di questo settore? Che cosa guida questa tipologia di scelte, e in particolare anche nel caso del Vicenza, qual è il progetto che ha alle spalle a questa realtà, a questa società per il prossimo futuro? Prego Paolo. Grazie Mirena, intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito e grazie delle parole immeritate. Perché? Perché il calcio, mi verrebbe da rispondere, nel senso che in nessun altro settore normale un imprenditore si sognerebbe di continuare a gestire aziende che sono perennemente in perdita. Abbiamo la fortuna che le nostre aziende fanno calcio, e abbiamo la fortuna che il calcio sia la più grande passione non solo degli italiani ma di quasi tutte le popolazioni almeno occidentali. Però è un tema che dibattiamo da moltissimi anni, ed è un tema sul quale prima o poi dobbiamo metterci la testa in maniera più importante di quello che è stato fatto appunto nell'ultimo ventennio. E qui a fianco a me c'è una persona che ha gestito fino a qualche mese fa l'unica vera società italiana che oggi è costruita, strutturata e gestita in modo manageriale, in modo aziendale, che è la Juventus. Dobbiamo seguire questo esempio, dobbiamo andare sul solco di società sempre più strutturate in maniera aziendale e manageriale, e soprattutto un terzo tema che è ancora più importante, che abbiano un respiro e una logica di medio-lungo termine. Quando un imprenditore apre un'azienda non si pone un obiettivo a 1 o 2 anni, si pone un obiettivo di break-even e si pone un obiettivo di crescita e di sviluppo imprenditoriale della propria azienda a T5, a T10 anni, perché questo è e deve essere anche
l'obiettivo e la logica che va implementata nel calcio. Non è così, moltissime delle nostre proprietà hanno una visione di brevissimo termine e questo determina le problematiche che abbiamo visto. Non si investe sugli asset strutturali. Quali sono gli asset strutturali di una squadra di calcio? Sì, certamente è una prima squadra, ma soprattutto il settore giovanile, che se fossimo degli imprenditori chiameremmo settore ricerca e sviluppo. Lo stadio, perché lo stadio non è solo il luogo dove organizziamo i nostri eventi, ma anche il luogo che permette di riequilibrare il conto economico, come dimostrano le società inglesi, tedesche, di quasi tutti i paesi del nord Europa e non solo, anche ormai del centro-sud Europa. Fare in modo che la passione, la fede, cioè ovviamente bisogna sempre rimanere lì perché il calcio è passione, è fede, è senso di appartenenza, siano però affiancate da una visione imprenditoriale, manageriale di medio e lungo termine. Quando riusciremo a fare questo, la Juventus lo ha fatto, altre squadre stanno andando in questa direzione, ci sono molti progetti di stadi per fortuna anche nel nostro paese, ci sono ormai società che stanno cominciando a strutturarsi in maniera importante, insomma, senza nominarle, la stessa che Dottor Marotta rappresenta oggi con una proprietà anche straniera. Ma io parlo anche delle medie, delle piccole squadre. Io ho la fortuna di lavorare per una proprietà che vuole provare a far questo, vuole provare a intraprendere un percorso di medio lungo termine con un brand importante a livello non solo locale ma anche nazionale, perché la Nerossi Vicenza rappresenta uno dei marchi storici del nostro calcio, con una struttura aziendale, con un progetto infrastrutturale di settore giovanile, di grande coinvolgimento del territorio, istituzioni, sponsor, altri soci. Ed è questo, penso che sia questa la strada da seguire, e mi auguro che la possano seguire sempre più società nel nostro paese. Altrimenti il futuro è poco roseo, e lo vediamo anche ogni anno, quante società sono in difficoltà, quante società vanno in procedure concorsuali, in fallimenti, quante non riescono a riequilibrare, a tenere sotto controllo le perdite. E quindi è una strada obbligata, non è più una strada auspicata. E mi auguro che sempre nuove proprietà, tra l'altro, anche perché c'è un ultimo elemento e poi mi taccio, e cioè noi dobbiamo far sì che ci siano le condizioni nel calcio per far entrare nuova imprenditoria sana, solida, facoltosa, illuminata. E se abbiamo aziende strutturalmente in perdita, queste non sono le condizioni ideali per richiamare i veri imprenditori, quelli illuminati. Io ho avuto la fortuna che Renzo Rosso e ora anche un altro gruppo di imprenditori molto importanti ha deciso di fare questo passo, ma più un passo d'amore inizialmente, e spero che poi possa essere seguito in altre realtà altrettanto importanti da altri imprenditori di questo stampo. Ringrazio Paolo Benin per le informazioni interessanti, per la risposta. E ora volevo abbandonare il lato dei club e agganciarmi a quello della Lega come organismo, quindi rivolgo una domanda al signor Flores. In che modo negli ultimi anni abbiamo assistito a varie riforme sulla ripartizione dei diritti TV? In che modo si sono evoluti questi metodi? C'è stato un qualche miglioramento? E facendo riferimento alle altre leghe europee, abbiamo qualcosa da imparare riguardo a questo tema? Ma, è un tema che attiene più a, diciamo così, alla politica e alla politica sportiva piuttosto che alla, diciamo, visione un po' diciamo, di settore, no? Di un'area di audiovisivi di una Lega. Quella della ripartizione dei diritti TV è sempre un tema, è un tema un po', diciamo così, caldo. Io non so se c'è una formula magica. Certo che diciamo dalle varie riforme del decreto Melandri noi siamo passati da una ripartizione in parti uguali del 40% con, diciamo, la riforma Lotti, la parte che viene redistribuita alle società in parti uguali è salita del 10%, è salita al 50%. Quindi in teoria, diciamo così,
questo dovrebbe assicurare maggiore equità nella distribuzione. La riforma Lotti assegna anche, oltre alla, diciamo così, alla parte di introiti di diritti televisivi distribuiti in parti uguali, una percentuale 20% per i tifosi, per il numero dei tifosi che sono il patrimonio delle squadre, e il 30% in base ai risultati sportivi. È attualmente, diciamo così, in revisione questa ripartizione con una nuova riforma guidata da Giorgetti. Qui alla mia destra c'è una persona che di questo tema sicuramente ne sa più di me, perché diciamo, la vera innovazione della riforma Giorgetti, quello di cui si parla, è il mantenimento del 50% per le quote da distribuire in maniera uguale e l'inserimento di un 5% in favore diciamo, dello sviluppo del vivaio da collegare alla presenza, diciamo, dei giovani all'interno del campionato. Ne parlavamo prima, ma l'amministratore delegato dell'Inter mi raccontava che, parlando, avendo il privilegio di poter dialogare nel suo ruolo con le istituzioni, con Giorgetti in particolare, che su questo tema per esempio lui ha un'altra idea. Ah, la dico io? Giustamente mi faceva notare che secondo lui l'idea di collegare diciamo, il 5% di ripartizione di introiti televisivi, che non è una cifra assolutamente trascurabile, alla presenza di giovani potrebbe non risolvere il problema, perché potrebbe accadere che, per esempio, senza fare alcun nome di società sportiva, ma una società sportiva che nelle ultime giornate ritiene di non aver più nulla da dire dal punto di vista del risultato sportivo del campionato, potrebbe in maniera, diciamo così, strumentale inserire giovani solamente per ambire a quella quota di ripartizione di diritti televisivi. Quindi probabilmente la cosa migliore sarebbe legare, diciamo così, il premio per la produttività del vivaio all'effettivo produttività del vivaio, quindi alla cessione dei giovani, al mercato dei giovani, quindi premiando quelle società sportive che valorizzano il vivaio analizzando i risultati sportivi, i risultati di, diciamo così, di vendita dei propri calciatori giovani. Quindi voglio dire questo, che non so se c'è una formula magica, perché è vero, diciamo che la parte dei diritti televisivi è preponderante nel bilancio delle società italiane, però non è l'unica cosa. Quindi se diciamo, le riforme sulla ripartizione hanno generato una effettiva, una maggiore uguaglianza rispetto ai bilanci delle squadre, rispetto ai risultati sportivi delle squadre, io credo che questo debba essere giudicato da ognuno di noi, insomma, se questo risultato c'è stato o no. Io non penso che sia così strettamente legato solamente alla ripartizione dei diritti televisivi. Credo che ci siano altri elementi in gioco e penso che, appunto, è difficile trovare una formula magica. Ci sono interessi contrapposti, evidentemente. È chiaro che ci sono gli interessi delle squadre medio-piccole contro gli interessi delle squadre più grandi. Ripeto, non ho una formula magica e fortunatamente non sono chiamato ad esprimermi, no, su quale sia la giusta ripartizione dei diritti sportivi, quindi su questo non saprei cosa risponderti, ecco, cioè non saprei cosa dire, nel senso che non sempre ci sono delle formule che poi danno dei risultati che uno pensava di raggiungere. Un tema sicuramente delicato, spinoso, molto, di politica, molto, e che ovviamente comporta una redistribuzione delle risorse a livello di sistema dei singoli club piuttosto importante, essendo, come abbiamo visto, sostanzialmente la prima voce di ricavo delle nostre società sportive. Ecco, altro tema, e qui coinvolgerei Marotta, visto che è un tema estremamente delicato
di attualità e soprattutto purtroppo di storia quasi, il tema stadi. Sappiamo che l'Italia forse sconta tra i paesi europei il maggior gap rispetto agli stadi moderni. Dalle altre parti si parla di stadi di terza generazione, abbiamo stadi di terza età, come avete visto, l'età media è 60 anni, fra 2 anni maturano il diritto ad accedere a quota 100 e quindi sostanzialmente un'impiantistica che oggi non è al passo con i tempi. Quindi Marotta, soprattutto un grande club che opera anche su un palcoscenico internazionale, non solo nazionale. Quanto è delicato questo tema e soprattutto quanto è fondamentale oggi, proprio perché possa diventare anche fonte di ricavi, disporre di uno stadio funzionale per il tifoso e per operare ovviamente rapporti di business con le imprese. Sì, grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti e volevo esprimere la mia felicità per essere qua oggi, perché sono molto legato a Venezia, innanzitutto in un ambiente così prestigioso quale quello dell'Università Ca' Foscari, ma soprattutto alla città. Sono legato da anni veramente belli, soprattutto uno in particolare quando ottenni una promozione importante con il Venezia dalla Serie B alla Serie A, e devo dire che sono stati giorni, stagioni calcistiche veramente di grandi emozioni. E quindi ho accettato con grande piacere questo invito. Altro motivo anche di gradimento è stato quello di poter dialogare con voi. Voi rappresentate il futuro della nostra nazione, ma siccome il taglio di oggi è un intervento direi strettamente sportivo, mi auguro che tanti di voi possano prendere parte a quello che è una politica di cambiamento di questo benedetto calcio, che rappresenta sicuramente un fenomeno non solo sociale, un fenomeno oggi sportivo chiaramente perché è legato dei risultati, ma anche un fenomeno di business. I numeri che ha poco fa elencato Andrea Di Biasi rappresentano come dal punto di vista economico oggi siamo veramente uno spaccato di grande rilevanza. All'interno di questo fenomeno certamente ciò che rappresenta lo stadio è qualcosa di importante. Innanzitutto accompagna quello che è stato un cambiamento di modello di riferimento da parte del calcio. Io faccio questo lavoro da 42 anni, ho iniziato proprio ragazzino, dopo aver conseguito la maturità classica, mi sono trovato per caso a essere dirigente di una squadra della mia città, Varese. E quindi oggi sono arrivato al 42esima stagione e quindi ho potuto assistere a un cambiamento epocale di quelli che sono i modelli di riferimento, passando da quello più importante, che era un modello di mecenatismo legato al fatto che nelle squadre delle rispettive città al comando c'era sempre il grande imprenditore che per un debito di riconoscenza voleva quasi regalare alla città ai propri concittadini delle emozioni forti, alimentando quello che era lo sviluppo, la crescita della squadra di riferimento appunto del territorio, passando poi a quello che è un modello di oggi attuale, un modello di business, oggi le società di calcio professionistiche sono delle media company, quindi sono legati a dei fenomeni economici rilevanti, sono legati a una struttura all'interno della quale auspico che tanti di voi possano entrare. Ho iniziato quando, prima di intervenire a questo convegno, stavamo così disquisendo un attimino su situazioni generali e raccontavo quando all'inizio della mia attività calcistica gli almanacchi della Panini, che conoscerete tutti, dedicavano solo 3 righe all'organigramma delle società calcistiche. Allora negli anni 60 c'era il presidente, il segretario e l'allenatore, negli anni 70 presidente, direttore sportivo, che è una figura un po' nuova che spesso era legata a un ex calciatore che aveva fatto strada nella squadra locale e che poi per meriti acquisiti sul campo aveva questo ruolo, che era quello di attivare soprattutto le operazioni di calciomercato. Nel frattempo comunque gli stadi erano sempre pieni, perché se ci riferiamo agli anni 60 San Siro addirittura arrivava a una capienza di 70, senza il terzo anello, ma 70-80 mila. Poi chiaramente le esigenze strutturali, le esigenze di sicurezza hanno fatto sì che fossero praticamente rispettare dei limiti, e nello stesso tempo il fatto
che il modello calcistico subiva una trasformazione, quindi da un modello di mecenatismo, siamo arrivati oggi, come dicevo, a un modello di business identificato in media company, ci porta anche ad avere appunto degli stadi che vanno di pari passo con questa crescita. Quindi è chiaro che devono rispondere a delle esigenze che magari 30 anni fa non c'erano, quelle di sicurezza, norme di sicurezza oggi sono veramente molto ristrette e quindi devono essere rispettate, non sono facili da rispettare. Accoglienza, senso di appartenenza, ospitalità, perché chiaramente siamo legati anche a un mondo dove la presenza di disposto rimane essere un punto determinante, di conseguenza anche il fatto di poter concedere una giusta ospitalità a queste figure è altrettanto indispensabile. E soprattutto, come ha definito anche prima Paolo, gli stadi rappresentano degli asset fondamentali nell'ottica soprattutto dell'incremento, delle valorizzazioni delle stesse risorse e quindi nell'ottica dei ricavi. Io ho partecipato proprio nella mia esperienza di Juventus, un'esperienza sicuramente vincente, al passaggio tra il vecchio stadio comunale di Torino a quello nuovo che oggi è l'Allianz Stadium. E devo dire che al di là dei benefici che abbiamo tratto, devo anche dire che da esperto calcistico oggi lo stadio rappresenta il 12° uomo in campo. Quando tu hai uno stadio, direi, confortevole, uno stadio che è strutturato come quello di Torino, dove la gente è proprio a metri, alcuni metri di distanza dai propri beniamini, dai propri giocatori, e non come era stata fatta invece una politica di costruzione degli anni 60 in Italia che prevedeva la presenza delle piste di atletica che voi ancora oggi vedete in alcuni stadi, questo sicuramente rappresentava veramente essere il 12° uomo in campo, perché stando in campo sono sentimenti che gli stessi giocatori mi hanno trasmesso. Significava quasi correre senza accorgersi, perché venivano quasi spinti dagli stessi spettatori, e quindi questo è un altro aspetto importante. Ma tornando al discorso economico, ecco, il cambiamento che c'era stato per esempio nell'ottica di Juventus passando dallo stadio comunale allo stadio appunto Allianz Stadium ha portato un incremento a 3 volte tanto i ricavi, perché praticamente i ricavi sono aumentati di 3 volte, siamo passati dai 15 milioni dello stadio comunale a 45 milioni per arrivare oggi alla stagione passata a 58, ma questo numero, se noi poi lo configuriamo in un rapporto con quegli stadi, con quelle nazioni, con quelle leghe e con quelle società che gravitano attorno in campo europeo, ci porta a dire che oggi ciò che guadagna, che ha incamerato la Juventus, cioè circa 58 milioni, è una terza parte di quello che incamerano una società come il Real Madrid e come il Barcellona, che superano di gran lunga i 150 milioni di ricavi del cosiddetto match day. Quindi c'è l'esigenza assoluta di costruire dei nuovi stadi che rispondono sì a delle esigenze, e come dicevamo, di sicurezza, di ospitalità, di senso di appartenenza, ma anche e soprattutto come fonti di ricavi, fonti di reddito. Posso aggiungere una piccola domandina? Tutti speravamo che la Juventus ovviamente fosse la prima ad aprire ovviamente una nuova ondata di investimenti importanti, che nonostante tutto negli ultimi anni a livello di sistema, vediamo a livello di investimenti nello stadio, mancano negli asset dei bilanci di queste società. Sono pochissime le società oggi ad avere bilanci, nei propri bilanci gli stadi di proprietà. Quando arriverà questa svolta? Arriverà? È difficile? Si può attendere a breve o può essere un percorso ancora lungo secondo lei? Ma innanzitutto credo che sia un'esigenza, perché come dicevo prima, accanto allo stadio reale c'è anche lo stadio virtuale, parlavamo di diritti televisivi. Oggi non bisogna più costruire dei grandi stadi, non bisogna più costruire delle cattedrali nel deserto che vengono utilizzate solo la domenica, ma devono diventare anche dei poli, un polo di aggregazione del territorio, cioè lo stadio deve essere vissuto giornalmente attraverso iniziative commerciali, di marketing, di tantissime, ecco, iniziative che l'area commerciale della società deve sviluppare. Ma soprattutto ci deve essere la lungimiranza da parte dei proprietari delle società. Quando dico proprietari significa degli imprenditori o dei fondi di investimento, che devono soprattutto rispettare certe caratteristiche di continuità. Oggi in Italia si vede spessissimo il cambiamento degli azionisti da un anno all'altro, e questo non porta continuità sia nell'aspetto
tipicamente della struttura organizzativa, ma anche e soprattutto quello di non vedere a medio termine quelle che possono essere delle crescite della stessa azienda anche in termini di creazione di nuove strutture, che non è solo lo stadio, sono anche i centri di allenamento. I centri di allenamento sono degli strumenti indispensabili per far crescere i nostri talenti. Se non ci sono centri di allenamento adeguati, i talenti fanno molto più fatica. Quindi tornando allo stadio, direi che l'elemento principale è la lungimiranza, il fatto di avere un obiettivo davanti, una vision che ci possa consentire di programmare e soprattutto anche il fatto di snellire quello che è l'iter burocratico. Oggi in Italia per arrivare a costruire uno stadio bisogna partire dalla circoscrizione del paese, della città, per passare all'amministrazione comunale, provinciale, belle arti, sovrintendenza, regione e quant'altro. Io ritengo invece che lo stadio sia una fenomeno di carattere nazionale, quindi devono essere bypassati certi passaggi che sono solo di ostruzione. E poi anche il fatto che lo Stato debba destinare delle facilitazioni in termini non di finanziamenti così a fondo perso, ma anche delle facilitazioni nell'ambito fiscale. Voi forse non sapete, ma uno dei maggiori contribuenti della nostra nazione è il Dipartimento del Calcio. La sola Serie A ha un gettito fiscale che supera il miliardo di euro, quindi, perché magari non viene comunicato spesso, ma la Serie A versa tra contributi, IRPEF e tutti i generi di tassazione circa 800 milioni, a cui vanno aggiunte la Serie B e la Lega Pro. Quindi siamo già dei grandi contribuenti. Magari una forma di defiscalizzazione che possa essere utilizzata per investimenti credo che sia uno strumento importante e opportuno per facilitare questo genere di crescita. Grazie, grazie Marotta. Bene. Abbiamo toccato il tema dei diritti televisivi, il tema dei ricavi da stadio. La terza fonte importante di ricavi che abbiamo visto dalla presentazione di Di Biase ovviamente sono ricavi storicamente importanti da sponsorizzazione. E Tommaso lavora oggi alla Fiorentina, fino all'anno scorso noi ci siamo conosciuti quando era qui al Venezia Calcio e lavora con le aziende di queste società sportive che decidono di investire in queste società sportive che, come avete visto dai numeri, hanno dei tratti un po' particolari nel nostro territorio. Solo il 24% del fatturato delle nostre società è di tipo commerciale e, se guardate, sono numeri più o meno in linea con quelli della Lega francese che superavamo ampiamente fino a qualche anno fa. Fiorentina è una squadra che ha una lunga storia, una lunga tradizione, una squadra di prestigio che ha anche importanti risultati sportivi nel proprio palmarès e quindi dovrebbe essere anche una squadra che da questo punto di vista non dovrebbe aver problemi ad intercettare le imprese che decidano di lavorare e di investire nel mondo del calcio. Mi chiedo, è davvero così? È difficile coinvolgere le imprese nelle attività di sponsorizzazione e comunicazione? Riescono questi investimenti a dare i ritorni adeguati a questi imprenditori? La domanda ovviamente la giro a te Tommaso, sapendo che è una domanda anche... Più che una domanda è un corso di laurea questo. Prego Tommaso. Salve a tutti, innanzitutto ringrazio il professore per due motivi. Il primo è per avermi messo a un tavolo con speaker di questo spicco. Il secondo è appunto di avermi permesso poi di stare un giorno a Venezia, perché ho avuto l'onore e il piacere di stare per una stagione qui, quindi in una casa d'orso duro. È stata un'esperienza assolutamente fantastica umanamente e per quanto mi riguarda, e anche sul lato ovviamente del club, perché poi ho lasciato molti bei ricordi qui a un collega anche, che saluto, Davide. Ciao Davide. Per quanto riguarda ovviamente la domanda, innanzitutto ringrazio il report perché è stato molto interessante, fatto da Andrea. Sicuramente gli spunti sono tanti e il discorso è molto ampio. Per quanto riguarda la Bundesliga, Liga e Premier League, si parte da ottiche un po' diverse, no? Cioè in Bundesliga la Germania c'è questa abitudine e consuetudine ad investire sul territorio, e quindi i grandi marchi, che sono svariati in Germania,
legacy, lasciano al territorio qualcosa che il territorio ha dato a loro, e quindi c'è questo grandissimo attaccamento del brand e dell'azienda al territorio, e questo aiuta sicuramente molto. Premier League ha dei numeri all'estero che sono fantastici e sono anche considerevoli per la storia dell'Inghilterra stessa. L'Inghilterra è un paese che negli anni ha conquistato spazi e territori in cui oggi, cioè, ovviamente ancora si va a parlare inglese, quindi sono anglofoni, e sicuramente questo ha facilitato poi anche l'inserimento della Premier League in questi stati. Per quanto riguarda la Liga invece abbiamo Real Madrid e Barcellona che da sole fanno quasi il doppio rispetto a tutte le altre squadre. Il mercato qui italiano invece è molto complesso, è molto difficile, e secondo me la cosa più interessante da dire è che negli ultimi anni ha vissuto un cambiamento molto forte. Perché? Perché il calcio per tanti anni ha venduto spazi in modo statico, no? E quindi ha venduto spazi LED a un prezzo alto, ma inferiore rispetto a quello che erano gli spot di Sky, Mediaset o Rai. Con l'avvento della pubblicità online, quindi degli spazi web e dei social, si è molto abbassato il costo medio dello spot in televisione, quindi i budget per le grandi aziende sono scesi, e quindi la decisione è stata: investiamo nel calcio allo stesso prezzo degli spot o investiamo negli spot e quindi investiamo in televisione? E tantissime volte sono rimaste in televisione, o sono andate invece aziende un po' più innovative e nuove su attivazioni on demand one to one sul digitale. Questa è una colpa del calcio italiano, perché il calcio italiano in questi anni non si è evoluto, e quindi si è seduto e ha continuato a vendere un prodotto nel modo vecchio. Quindi oggi faccio questo lavoro ormai da 4-5 anni, e per me la sfida, che appunto è il tema anche del giorno, il tema del giorno, è quella di andare a creare un modello di business nuovo, quindi che si interfacci con quelle che sono appunto le esigenze e le ambizioni di tante aziende che investono anche tanto, ma che investono su specifici target. Quindi andare a vendere un prodotto per tutti i target non va più bene, o per multi club non va più bene. Serve che ogni club assolutamente adotti il suo modello di business. Per fare questo però si parte dalle persone, e secondo me questo è un tema che parlavo con Andrea in precedenza in privato, è un tema fondamentale, perché il calcio oggi, secondo me, nel nostro mondo marketing e commerciale ha bisogno di freschezza, cioè ha bisogno di parlare il linguaggio che l'azienda vuole sentire, perché parli poi con responsabili marketing o sales o di sviluppo del business che hanno delle necessità precise, e tu non puoi rispondergli con un argomento vago a un qualcuno che paga per un'esigenza specifica. Per questo si stanno anche andando a creare dei mestieri nuovi, no? E quindi analista di dati, c'è il CRM analyst, l'FRM, il data analyst, il digital marketing manager, sono ruoli fondamentali per costruire pacchetti che vadano incontro all'esigenza one to one della singola azienda, e questo è fondamentale. Il tutto parte da un piano strategico, ovviamente, e secondo me è importante dire che ogni club ha il suo. Quindi io sono stato a Fiorentina, poi sono stato a Venezia, poi sono ritornato alla Fiorentina, e sono mondi diversi, perché ognuno parla a persone appunto diverse. Cioè, l'importante è avere sempre una storia chiara e che sia anche vera e supportata anche da fatti oggettivi, no? E che sia credibile. Quindi sul lato serve fare un percorso di storytelling per costruire un'identità, e sull'altro lato serve avere poi uomini e persone che costruiscono numeri e dati che servono alle aziende per giustificare o per fare un investimento. Faccio l'esempio di Fiorentina. In questi anni, noi dal 2016 ad oggi abbiamo insistito moltissimo sulla città, quindi sul rispetto della nostra storia e sulla forte identità che a Firenze c'è il senso appartenenza fortissimo fra il Fiorentino e la città. Per questo motivo siamo stati il primo club al mondo a lanciare 4 seconde maglie con la pari dignità, quindi il bianco, il rosso, il verde e l'azzurro, perché sono i 4 quartieri di Firenze, ogni quartiere ha un colore, e questo senso di partenza ha fatto sì che andare a fare una sponsorizzazione che si basasse sulla passione, sul territorio, sul senso di appartenenza dei fan, ha poi avvicinato ovviamente il fan ai tifosi, il fan alla città, il marchio che sponsorizzava a questo punto la Fiorentina, quindi lo sponsor tecnico, a poi fare un'operazione di mercato che ha avuto successo. E oggi noi
Stiamo andando quindi a costruire un team che abbia per riferimento gli standard internazionali e che quindi si vada poi a rapportare al mercato in modo molto diverso rispetto al passato. In particolar modo le fasi sono tre. La prima è fare accordi con il territorio, quindi far sì che per il territorio Fiorentina sia un player, un perno, quindi sia un pivot, per far sì che le aziende eccellenti del territorio fiorentino e toscano, quindi ovviamente, sposino il nostro brand per entrare appunto nelle singole case dei nostri fan. Il secondo è passare dal local al global e quindi essere presenti sul mercato internazionale, quindi allargare il campo. Oggi perché fatturiamo poco? Perché il campo è stretto. Il punto quindi è allargare il campo, andare a costruire questi standard e quindi scegliendo poi mercati in cui il club può fare business. Cioè, ovviamente l'Inter ha scelto la Cina, Roma ha scelto, cioè, ha scelto gli Stati Uniti, cioè, noi in questo momento stiamo andando a riflettere, a pensare, cioè in base a dati oggettivi, quindi studi sempre analitici, a quale può essere il mercato che appunto avvicini Firenze e Fiorentina poi a brand stranieri. Il terzo punto, che probabilmente è più interessante anche per voi, perché avete la giusta età per comprenderlo e per affinare anche le competenze su questo, è il campo digitale. In questi mesi noi stiamo lavorando con il nostro partner, perché poi il sistema funziona se è il club stesso poi a dare lavoro ed efficacia e legacy ai partner, no? Quindi stiamo andando a fare una rivoluzione in campo digitale con un nuovo sito, una nuova app, un CRM marketing. Il tutto quanto sarà fondato su un sistema di marketing automation, che significa che andremo ad analizzare e studiare quello che è il comportamento del fan sul club, per far sì che poi il fan veda quello che del club è interessante, e quindi anche lì sempre one to one, sempre on demand, sempre più contenuti on demand. Alla Netflix, la Juventus ha lanciato la sua piattaforma TT qualche mese fa, il Barcellona a luglio, agosto lancerà un sistema alla Netflix con contenuti che soltanto il Barcellona ha. Cioè il punto è quello di andare a creare un rapporto simbiotico col tuo fan, che quindi interscambia informazioni e gioca insieme a te non soltanto il giorno gara ma tutti i giorni della settimana. Questo fa sì che poi big spender internazionali e nazionali investano in Fiorentina, in questo caso, perché sanno che tu puoi parlare esattamente al cluster che interessa loro. Questo penso che sia la nostra sfida per questi giorni, e stiamo sul mercato a denti stretti e con il mento ogni giorno, anche perché poi c'è quel particolare piccolo che è il risultato sportivo, no? Perché noi non siamo un'azienda normale. Quando vi raccontano che il calcio è un'azienda normale, non è vero, non sarà mai un'azienda normale. Il calcio ha bisogno di guide sportive, perché è un'azienda sportiva, e sicuramente il risultato sportivo incide, perché essere primi, essere decimi o quindicesimi, o essere in lotta per la Serie A oppure in lizza per non retrocedere, c'è ovviamente un cambiamento fortissimo. Perché? Perché noi vendiamo e parliamo di sogni e di passione, non vendiamo un prodotto scatolato, una bottiglietta d'acqua, noi vendiamo un progetto, un sogno appunto. Quindi se il sogno è credibile e reale, è più facile venderlo. Se il sogno, diciamo, cioè, senza, a volte è un incubo, lì serve mettersi un pochino in guardia e fare il meglio possibile per non farsi male. Grazie Tommaso. Agganciandomi a quello che dicevi sul risultato sportivo, volevo fare una domanda al dottor Marotta. In che modo si riesce attualmente in una società sportiva a far convivere il risultato di breve periodo, legato appunto al risultato sportivo e che per lo più interessa il tifoso, con quello di lungo periodo, con l'interesse di lungo periodo della proprietà e della dirigenza, che hanno l'obiettivo di costruire una squadra stabile finanziariamente, ma soprattutto che sia prosperosa nel tempo e vincente? È una bella sfida, immagino. Dico, bella domanda innanzitutto, difficile. Dunque, se noi prendessimo 100 tifosi che escono dallo stadio di una determinata squadra e questi 100 tifosi poniamo una domanda del tipo: voi vorreste la vostra squadra che vince
tutte le domeniche, però accanto c'è una situazione aziendale deficitaria o di grande difficoltà, o preferite avere una società virtuosa che però tutte le domeniche pareggia o perde e rischia di vincere ogni tanto? Quale sarebbe la risposta? 99 dicono vogliamo la squadra che vince e ci interessa poco di ciò che sono i risultati di bilancio. Quindi si parte da un fatto culturale, secondo me, di educazione, di formazione, che in Italia assolutamente non c'è. La dimostrazione è la grandissima pressione che accompagna la vita dei club nell'ambito di quello che è la loro attività principale, che è fare le partite la domenica. Le pressioni nascono dopo la partita, se la squadra perde, con grandi contestazioni, nascono alla sera, quando ci sono i talk show che voi vedete continuamente, che onestamente poco hanno di costruttivo, ma tanto hanno di critica, e mi limito alla critica per non dire anche di espressioni a talvolta lesive di quello che è il prestigio, quello che è la professionalità degli addetti ai lavori, e quindi siamo in un contesto direi critico. Allora la prima cosa è partire da questi confronti per far sì che si crei un modello di riferimento sportivo dove uno degli aspetti fondamentali è proprio la cultura della sconfitta e non solo la vittoria. La cultura della sconfitta in Italia è una situazione, un sentimento che è proprio vissuto in modo molto minimo, a dispetto di altre realtà, diciamo sempre del calcio inglese, ma anche qua il calcio inglese è un esempio, dove la gente, anche se la squadra perde, non abbandona lo stadio, sta allo stadio, in stadi sicuramente più confortevoli, e si trascorre ancora tranquillamente qualche oretta in un clima di grande amicizia e confidenza. Quindi prima cosa è sensibilizzare dal punto di vista di ciò che è la cultura calcistica. La seconda è che, ripeto, il fenomeno calcistico in Italia spesso e volentieri è vissuto, direi, non con quella continuità che in altre nazioni ci sono. Ci sono gli esempi di cultura sportiva come la Spagna, dove le società sono praticamente delle polisportive, mi riferisco al Barcellona, a Real Madrid, dove non c'è una proprietà unica, ma ci sono centinaia di migliaia di soci che garantiscono la continuità storica ai singoli club. Mi riferisco a proprietà straniere in Germania, dove assolutamente non è consentito per proprietari stranieri all'interno della Germania di avere quote di maggioranza all'interno del club. E questa cosa che cosa porta? Porta a un grandissimo senso di appartenenza, a un grandissimo senso di stabilità, che se accompagnato da una struttura societaria fatta di competenza, che è fondamentale, perché diceva un mio, io ho partecipato a un corso, primo corso di direttore sportivo che ho fatto nel 1981, e avevamo racconto questo aneddoto per dire che appunto ho partecipato a questo corso. Il corso era sotto la direzione di uno dei manager calcistici, primi manager calcistici del calcio italiano, che si chiamava Italo Allodi, che è stato manager della Juventus, dell'Inter, di tante altre società, che diceva l'unico mondo dove un muratore può diventare architetto il giorno dopo è il mondo del calcio. Perché questo? Perché in Italia, soprattutto in Italia, se tu domani compri Venezia, poi puoi dire a lui, con te amico, vieni a fare il direttore generale. Io non credo che in qualsiasi altra azienda ci sia questa possibilità, è proprio impossibile. Questa è dimostrazione che se accanto alla stabilità dell'azionista abbiamo anche una competenza, una struttura stabile dal punto di vista della competenza, credo che si rischi di sbagliare meno. Tutto questo, riportato a ciò che stavamo dicendo, appunto, è che in Italia, anche da questo punto di vista, siamo deboli, perché purtroppo non c'è la continuità aziendale. Quindi, non essendoci la continuità aziendale, non c'è concetto di progettualità, c'è la pressione fortissima da parte dei tifosi che vogliono risultati a tutti i costi, e quindi ci porta a vivere la settimana, lo dico io perché passo, ma lo può dire anche Paolo, in Lega Pro, cioè passando dalla Juventus all'Inter si vivono veramente momenti di pressioni notevoli, no? E quindi se c'è la tranquillità si può lavorare anche bene, e non come avviene spesso in Italia, che i bilanci delle società sono settimanali e sono legati ai risultati della domenica.
succede che il destino di un allenatore sia legato a una sconfitta, e non è giusto, perché credo che l'allenatore rappresenti in una struttura calcistica un ruolo importante, è un dirigente assolutamente fondamentale per quello che è lo sviluppo, e purtroppo questo allenatore è soggetto alla critica, è soggetto alla pressione da parte dei soggetti che ho detto prima, e quindi rischi di esonerare un allenatore anche quando ha delle grandi capacità, perché la piazza ti condiziona a tal punto di non vivere la tranquillità quotidiana e quindi sei legato anche ai condizionamenti. Quindi io in sostanza dico che la prima cosa che bisogna insegnare ai nostri tifosi, e la stessa parola lo dice, definiamoli forse stakeholder in termini un pochino più moderni, è proprio quello di capire in quale contesto agiscono, in quale contesto vivono delle emozioni forti, perché il calcio, lo sport in generale, genera queste forti emozioni che vanno anche ogni tanto razionalizzate. Grazie. Grazie per la risposta. Ora una domanda per il dottor Bedin riguardo ancora la sua nuova avventura nel Vicenza, un club nuovo e innovativo come la Lega che lei ha diretto fino a qualche anno fa. Quali strategie di marketing, di promozione mette in atto nella sua fase iniziale di vita? I social media che ruolo possono avere? Quanto sono importanti oggi? E soprattutto l'analisi dei dati, quanto può essere sfruttata e che benefici può portare? Sì, molto ovviamente, sia lato diciamo mass marketing, quindi tifosi, sia lato un po' corporate, quindi le aziende. Fa parte di quella pianificazione a medio e lungo termine di cui parlavamo prima sia io che Beppe, nel senso che non è facile, ha dei costi, presuppone l'organizzazione di una struttura, però poi ha un ritorno nell'investimento importante. Lato tifosi, anche qui è un cambio di mentalità. Noi siamo abituati a fare dei prezzi di una campagna abbonamenti o di biglietti e aspettare che il tifoso si convinca a venire allo stadio. Questo non vuol dire far marketing. In Inghilterra ci sono politiche che si chiamano di supportership, cioè si fanno delle attività quotidiane, settimanali, mensili, ripetute, costanti, non solo per convincere il tifoso che già c'è, ma per intercettare i nuovi tifosi, oppure per andare a intercettare le nuove generazioni. Quindi è un lavoro di semina anche qui a medio e lungo termine. Lo si fa con i social, evidentemente, che sono il canale oggi preferenziale per un certo target che sono i più giovani. Lo si fa anche fisicamente con attività nelle scuole, oppure in quei centri di aggregazione che utilizzano i giovani o le famiglie, che è un altro target che in questo momento ancora nel nostro paese non viene con regolarità allo stadio. Poi il tifoso è un tifoso in termine tecnico presente o latente, cioè non presente. Noi abbiamo un rapporto, parlo della mia società, ma avendo avuto la fortuna di poter dirigere la Lega posso anche estendere i dati a quelli di una Lega di seconda divisione come la Lega di Serie B: ad ogni spettatore presente allo stadio mediamente ce ne sono 10 che seguono quella squadra con strumenti digitali, quindi con i social. Quindi il rapporto è 1 a 10, questo vuol dire che dietro l'angolo ci sono 9 potenziali tifosi che possiamo coinvolgere nell'attività live, nel farli trasformare in spettatori, non tutti e 9, perché magari alcuni vivono lontano, altri non hanno una barriera economica all'ingresso e quindi all'acquisto di un abbonamento, oppure logistica perché non sono in grado di venire alla partita. Però queste sono attività continue che bisogna fare indipendentemente dal risultato sportivo. Lato aziende è ancora più importante. Le società spesso, io ho la fortuna di vivere in un contesto socio-economico importante, la terza associazione industriale d'Italia, la quarta associazione piccole e medie industrie, la prima associazione artigiani come numero di imprese iscritte. Quindi è chiaro che c'è molto da,
da raccogliere, ma anche lì bisogna mettere dei presupposti importanti, quindi costruire un'area commerciale marketing all'altezza, costruire dei pacchetti di format di sponsorizzazione variegati che siano in grado quindi di soddisfare chi ha un po' di investimento, l'esercizio commerciale alla piccola azienda, e chi invece ha investimenti più cospicui da poter mettere a fattor comune. E poi, ecco perché gli stadi, il concetto di marketing ormai non è più la visibilità di un marchio, non è più un concetto di brand awareness attraverso gli strumenti, il backdrop, il LED bordo campo, piuttosto che altre forme editoriali o digitali. Ormai l'impresa, l'imprenditore, il direttore marketing, attraverso lo sport e il calcio, vuole creare contatti, networking, vuole attività di B2B con altre aziende, vuole attività di B2C verso il consumatore, quindi ha bisogno di cosa? Di corporate hospitality, ad esempio, quindi di aree di ospitalità nella quale vivere la partita, ma anche far sì che la partita possa diventare un momento di incontro dal punto di vista del business. Ecco che allora gli stadi devono diventare luogo di aggregazione anche per gli imprenditori, per le istituzioni, per anche i liberi professionisti. Uno studio importantissimo che ho avuto la fortuna di incrociare qualche mese fa, qualche anno fa forse, è che il principale acquirente delle aree corporate non è l'imprenditore, ma è il libero professionista, che vive le aree corporate per allargare il proprio business, il commercialista, l'avvocato e quant'altro. Quindi l'offerta anche qui deve essere generata da un'analisi. L'analisi è quella del tessuto socio-economico, del numero di aziende, della tipologia di aziende, del fatturato delle aziende, dei valori che l'azienda può esprimere attraverso una sponsorizzazione sportiva. E sono tutte operazioni manageriali e che presuppongono la costruzione di una struttura aziendale all'interno della società di calcio. Grazie Paolo. Aggiungo una veloce riflessione: se voi andate a vedere oggi anche la classifica che fa Forbes sul valore delle aziende, si parlava di digital prima, oggi uno degli elementi su cui si valuta una società sportiva professionistica è il numero di followers che vengono, che seguono il proprio club, perché dà un'idea ovviamente dell'interessamento e del coinvolgimento che c'è nei confronti dei propri tifosi. Un'altra riflessione al volo: concordo con quanto diceva Marotta prima, una delle ultime mie estati più belle è coincisa con uno dei bilanci peggiori della mia squadra di calcio, che molti di voi conoscono, e anche negli ultimi anni ho imparato ad apprendere questa cultura della sconfitta a cui non ero abituato. Però si fa molta fatica, pur essendo sensibili sul tema. Voi sapete, io sono milanista, e quindi questa purtroppo è un piccolo cruccio che negli ultimi tempi mi sto portando dietro, soprattutto nei derby, ma qui Paride avrà cancellato l'unico esame che ha fatto con me. Detto questo, passerei ad un tema un po' più serio. Si è parlato di diritti televisivi. Flores, noi insegniamo ai nostri ragazzi che non si può dipendere, le nostre imprese non possono dipendere in via esclusiva o prevalente da un unico cliente, perché mettono a rischio la propria sopravvivenza. Abbiamo visto prima che da noi sostanzialmente il movimento sportivo del calcio professionistico di alto livello, più o meno 2/3 dei ricavi dipendono dai diritti televisivi. È sostenibile il sistema? Si può muovere in questa direzione e pensare di crescere anche in futuro? E soprattutto, quali sono le sfide anche legate al digitale che i diritti televisivi dovranno affrontare? Perché oggi si parla di diritti audio televisivi, ma sempre di più la trasmissione degli eventi non passa più per radio o televisione. Grazie. Sì, grazie, no, è una domanda bella, ma probabilmente la risposta sarebbe molto lunga, perché in realtà il tema è abbastanza complicato. Allora, confermo, sono assolutamente d'accordo con l'ottima presentazione, con le diapositive di calcio e finanza, che hanno evidenziato una certa stanchezza, no, nella commercializzazione dei diritti audiovisivi. È una tendenza che non riguarda evidentemente solo il calcio italiano, non riguarda solo il calcio, riguarda anche altri sport probabilmente. Diciamo che
c'è stato negli ultimi anni un'impennata nel costo dei diritti televisivi che forse ha raggiunto un po', posso dire, la soglia di oltre il quale diventa un po' più difficile. Io però, più che di diritto, adesso vorrei fare un passo indietro e parlare di prodotto, perché hai parlato di sfide, credo che per quanto riguarda il nostro campionato, parlo della B, certo non posso parlare a nome della A, però insomma credo che sia significativo il fatto che manchi un po' nelle leghe una forte struttura che faccia da presidio al prodotto televisivo. Io faccio sempre un esempio, perché forse non bisognerebbe inventarsi niente, bisognerebbe guardare un po', copiare quello che accade altrove. È un esempio non proprio calzante, perché voglio fare l'esempio della Champions League, che non è esattamente un campionato nazionale evidentemente, però vorrei farvi riflettere su una cosa che probabilmente è alla portata di tutti coloro i quali hanno seguito la Coppa dei Campioni allora, la Champions League adesso. Un tempo la realizzazione delle riprese televisive nei vari stadi in cui si giocava la vecchia Coppa dei Campioni era delegata un po' sulla scorta della tradizione della produzione degli eventi sportivi alla televisione che ne aveva acquistato i diritti nel mercato nazionale. Per cui tu la vecchia Coppa dei Campioni la vedevi, diciamo così, in maniera assolutamente decente, per carità, però in un certo modo se giocavi a Londra, in un altro modo se giocavi a Milano. Oggi credo che tutti possano essere d'accordo con me dicendo che se tu vedi una partita di Champions League a Londra o la vedi a Milano, insomma, lo riconosci come prodotto, no? Lo vedi come prodotto. Merito di tante cose, merito di tante cose, non soltanto, diciamo così, della standardizzazione del formato televisivo, quindi numero di telecamere, linguaggio di ripresa, anche per esempio dal marketing associativo, perché insomma le riprese televisive beneficiano anche di un certo filo comune, no? Dovuto alla esposizione dei marchi commerciali che sono almeno i più importanti comuni. Io quindi credo che la prima sfida, secondo me, per le leghe italiane sia quella di irrobustire questo presidio, cioè del prodotto televisivo. Troppi anni sono stati, i diritti televisivi sono stati venduti e poi lasciati nelle mani di chi li acquistava, no? Per cui negli anni in cui la Serie A vendeva a Premium, Mediaset Premium e a Sky, tu vedevi indubbiamente due prodotti diversi, no? Diciamo che la B ha avuto una fortuna, e questo è un altro episodio significativo che volevo portare all'attenzione di tutti. Cioè nel 2000 io non ero ancora arrivato in Lega, perché non ho alcun merito, c'era Paolo in Lega con l'allora presidente Abodi, quando si decise di sfruttare una possibilità del decreto Melandri, che vale per la B e però non vale per la A, e poi magari torniamo velocemente indietro, cioè la vendita per prodotto. Vendita per prodotto significa che io Lega, che commercializzo i diritti televisivi nel triennio, posso vendere a un unico soggetto tutti i miei eventi, tutto il campionato, qualunque partita del campionato. Sembra una cosa banale, ma la Serie A non lo può fare. La Serie A, per questione di trust, di antitrust, non può vendere, diciamo, a un emittente tutto il campionato. Avete sicuramente, chi ha seguito questa questione, avete assistito alle vicende della vendita dei diritti domestici della Serie A con l'inserimento di MediaPro dalla Spagna, con Sky che ha fatto ricorso, e l'ingresso di DAZN, precedentemente c'era Mediaset Premium, e la vendita dei diritti televisivi della Serie A poteva avvenire o per piattaforma, che significa vendo tutte le partite a Sky ma solamente sul satellite, e quindi vendo tutte le partite a Mediaset ma solamente sul digitale terrestre, in modo che, no, che diciamo che l'antitrust fosse soddisfatta, che non ci fosse concentrazione su un unico soggetto. Oppure spacchetto, come ha tentato di fare la Lega, cioè
vendo su tutte le piattaforme, sei libero, tu soggetto che acquisti, sei libero di trasmettere i miei eventi su tutte le piattaforme, satellite, digitale terrestre, sul digital, però non ti do tutti gli eventi. Ecco, questo è banalmente la ricaduta di non poter vendere l'intero prodotto a un unico soggetto. La serie B questo limite non ce l'ha, e non ce l'aveva nel 2015-2018, quando la serie B decise di utilizzare la vendita per prodotto e il ricavo dei diritti televisivi passò da 6 milioni di euro a 20 milioni di euro improvvisamente, da un triennio all'altro, perché Sky allora, non so se ve lo ricordate, 15-18, acquistò l'intera serie B. Non fu fatto solo questo, cioè in quegli anni la serie B appunto investì molto in cura del prodotto televisivo, tanto però va fatto, si è parlato tanto degli stadi in funzione dell'engagement del tifoso, del pubblico eccetera, ma io ritengo lo stadio il primo ingrediente per un prodotto televisivo degno di questo nome, il primo ingrediente, la qualità del manto erboso, sembrano dettagli ma sono fondamentali, la qualità del manto erboso, l'area intorno al campo, cioè il decoro intorno al campo, gli spalti, la presenza del pubblico. A volte abbiamo una percezione, guarda, io vengo dall'emittenza televisiva, quindi è chiaro che ci metto anche un po' di, ho il vizio, no, di riportare la mia passata esperienza, sono stato 7 anni il responsabile della produzione dei canali sportivi di Sky, e con Vice President di Sky Sport, che poi diventò l'amministratore delegato, Andrea Zappia, spesso mi chiamava e discutevamo ore sul perché. Su Sky allora, aveva tutto, sto parlando del periodo che va dal 2007 al 2014, quindi aveva tutti i campionati, la Bundesliga, la Premier, eccetera. Mi metteva anche alla televisione e mi diceva: adesso tu mi devi dire perché io vedo, lascia stare la Premiership, ma vedo la Bundesliga e la vedo meglio del calcio, della Serie A. E quasi mi diceva: ma c'è qualcosa che sbagliamo come produzione televisiva, come regia, come non so, c'è qualcosa che non funziona. Ma in realtà il motivo della percezione di qualità non era altro che quello che tu inquadri, perché nel momento in cui c'è uno stadio col manto erboso in maniera manto erboso corretto, tutta la parte intorno, il decoro viene rispettato, lo stadio è pieno di pubblico, la partita è partecipata, tu hai una percezione di qualità che trascende persino dal risultato sportivo o dalla qualità tecnica dell'evento stesso, perché il calcio alla fine è uno spettacolo. Quindi ecco perché io dico che secondo me le leghe dovrebbero fare di più su questa direzione, cioè prendere in mano le redini del proprio prodotto. Il prodotto, io ho fatto l'esempio della Champions League perché la UEFA è andata su questa strada, perché ha capito, ma non solo la UEFA, cioè da 30 anni che c'è questa tendenza, il CIO attraverso OBS produce le Olimpiadi, non le lascia più alle singole televisioni. Un tempo le Olimpiadi del 60 sono state prodotte da Rai e dalla Eurovisione fondamentalmente. Quindi chi possiede il diritto di un evento deve capire che anche il prodotto televisivo è un proprio asset che deve essere tutelato e deve essere valorizzato. Detto questo, poi è chiaro che sono anche io convinto che c'è una certa stanchezza nel mercato dei diritti televisivi, stanchezza probabilmente dovuta anche al fatto che sta cambiando un mondo, per cui i broadcaster tradizionali stanno un po', lasciatemi dire, tirando un po' i remi in barca. Probabilmente c'è un mercato complesso per i broadcaster tradizionali, parlo dell'Italia ma parlo anche di altri paesi europei, nuovi soggetti si stanno avvicinando, non è detto, no, che questa diversa pluralità di soggetti possa garantire la stessa competizione che c'era in passato. Questo purtroppo, è la verità. Chi ha seguito le ultime vicende sa che anche che si riparla spesso, si ritorna sempre sul canale di Serie A, il canale di Lega, eccetera eccetera. Io credo che questo possa essere veramente
un qualcosa su cui ragionare per il futuro, perché significherebbe che è un passo ulteriore verso prendere in mano il proprio destino e cercare di investire su quello che tu hai, no? Sul tuo prodotto, sul tuo... è chiaro che tutto questo ha una controindicazione rispetto alla vendita tradizionale del diritto televisivo, che è quella io ogni 3 anni arrivo, faccio un invito a offrire una sorta, diciamo così, impropriamente di asta, vendo i diritti e poi se ne riparla fra 3 anni, no? E qual era diciamo così, il vantaggio delle squadre di quel modello? È che, diciamo, c'è qualcuno che gli paga fior di milioni di euro per 3 anni ed evidentemente non devono investire in null'altro. È chiaro che se tu vuoi veramente prendere in mano il tuo destino e andare avanti su quella strada, devi trovare anche il modello, perché qualcuno dovrebbe, diciamo così, anticipare i soldi della vendita dei diritti televisivi alle squadre, senza che le squadre debbano attendere il risultato di un'eventuale commercializzazione improprio produzione improprio del prodotto televisivo. Probabilmente ci sono dei modelli intermedi che possono funzionare, anche lì forse l'avete detto sui giornali che è ritornato sempre in ballo dalla Spagna Mediapro, che sembra abbia fatto delle offerte alla Lega Maggiore, garantendo anche degli introiti economici immediati, eccetera. Quindi ci sono vari scenari che si stanno delineando. Io credo che qualunque sia lo scenario verso il quale si punterà, perché è chiaro che la Lega Maggiore su questo ha una voce in capitolo importante e direi fondamentale per il futuro, su qualunque scenario si vada a delineare, io penso che però che sia assolutamente indispensabile che la Lega si preoccupi molto di più del proprio prodotto, prodotto inteso come formato di prodotto e come anche strumento per poter gestire la parte social, la parte digital, tutto il collaterale, il second screen, cioè tutta una miriade di possibilità che ci sono intorno al prodotto televisivo che oggi non sono assolutamente esplorate. Cioè lo fanno i broadcaster, lo fanno i licenziatari, ma non la Lega. Una sfida importante per il futuro, quindi, come dice il titolo del nostro evento. Grazie Vincenzo, grazie Flores. E partirei con una domanda che... Partiamo con un po' di domande che sono arrivate a voi, sono arrivate tantissime domande, ne abbiamo selezionata qualcuna. Partirei da Paolo Bedin, che ha un aereo che lo attende a breve, quindi lo liberiamo a stretto giro. Leggo velocemente... Essendo un allenatore, ho partecipato ad un meeting che ha organizzato la sua società e so che gli allenamenti sono a porte aperte. Quanto importante è l'investimento nel settore giovanile per un club come il vostro, ma forse anche non solo per un club provinciale, ma di alto livello? Paolo, la parola a te. Beh, l'ho detto prima, è un asset fondamentale del progetto, è il nostro settore ricerca e sviluppo. Lo è da un punto di vista sociale, perché una squadra professionistica capoluogo di una provincia non può che essere riferimento tecnico di tutto il territorio, quindi bisogna seminare rapporti con le società giovanili dilettantistiche del territorio, bisogna far sì che ci siano rapporti chiari, corretti per il reclutamento dei talenti, che è bene che restino nel territorio di riferimento, che continuino a studiare, che siano in famiglia, che seguano il percorso di vita normale, perché non tutti quelli che finiscono in un settore giovanile diventano dei campioni e hanno la fortuna poi di avere un reddito di un certo tipo, e questo è un impegno sociale prima ancora che sportivo. E poi perché questi giocatori, questi talenti possono diventare valore patrimoniale, valore economico nel caso di cessione, e quindi è fondamentale per una società investire. Anche qui l'investimento sul settore giovanile è per definizione un investimento a medio e lungo termine, non si può investire oggi e recuperare domani mattina, bisogna investire oggi e si recupererà nel tempo. Ci vuole l'investimento sul settore, sul centro sportivo,
Il centro sportivo è un asset infrastrutturale, ma è anche il luogo tecnico dove si può far calcio in maniera importante dai pulcini alla primavera. E se si ha la costanza di farlo, se si hanno gli investimenti e la visione per farlo, questo è un settore fondamentale per una società come la Nerossi Vicenza o come gran parte delle società medio-piccole del nostro territorio. Per i grandi brand il tema è leggermente diverso, perché si alza molto l'asticella tecnica, perché il mercato non è un mercato limitato al territorio, ma è un mercato come minimo domestico, se non anche internazionale. Ma certamente l'intercettare il talento anche per i grandi club nella fase, diciamo, di età non troppo avanti diventa un elemento fondamentale. Quindi il settore giovanile, che sei una piccola squadra, che sei una media squadra o che sei una grande squadra, rappresenta sicuramente un asset su cui investire in un'ottica di medio lungo termine. Grazie. Grazie Paolo. Salutiamo e ringraziamo Paolo Bedin. Credo anche Vincenzo hanno appuntamento con, ovviamente, col Treni Eric, lo attendo, quindi di nuovo grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. E ovviamente vi aspettiamo per un prossimo evento. E sempre per esigenze di tempo cercheremo di chiudere l'evento entro le 6. E ci sono altre domande che sono arrivate, Paride? Allora, ne ho una per Tommaso. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo l'anno scorso durante il corso del professor Mancin, Economia delle aziende sportive. Abbiamo collaborato per un progetto con il Venezia Calcio ed ero rimasto affascinato dal suo percorso lavorativo. Dato che la maggior parte dei ragazzi qui, molti dei ragazzi qui presenti, vorrebbero entrare nel mondo del calcio, ci potresti raccontare brevemente la tua esperienza e soprattutto quali sono i consigli che ti senti di dare, visto che non siamo così lontani a livello di età? Sì, sì, anche perché io fino a 8-9 anni fa ero di là e quindi sono ancora fresco abbastanza di ricordi. Allora, cioè, innanzitutto il passaggio mentale che si deve fare è capire che si trasforma una passione in un lavoro, e appunto un lavoro è un lavoro. E, cioè, in questo caso si passa 7 giorni su 7, quasi H24, a fare quel lavoro lì, perché non è un lavoro in cui si stacca il cervello. Io prima ho fatto un lavoro, diciamo, normale, ovvero il consulente aziendale strategico, classico lavoro di chi esce dall'economia. Cioè, in particolar modo ho fatto finanza, e quindi il mio sogno al tempo era fare il banker, quindi andare a Londra e fare, c'era un fondo investimenti. In realtà poi ho cominciato in consulenza in price prima, e quindi proprio super ferrea, ho fatto un anno di militare, sempre dico, e poi sono passato invece alla consulenza strategica per 4 anni, quindi facevo analisi costi e benefici e business planning su startup. Poi a quel punto invece, a 28 anni circa, ho detto: ma il mio sogno qual è? E appunto il mio sogno era, cioè, lavorare nel magico mondo dello sport. A quel punto ho fatto un master breve in Bocconi, è stato interessante perché ha arricchito il curriculum, sinceramente, per contenuti. Una volta uscito da una laurea in finanza, i contenuti li hai già, però un master insegna a metterti in contatto appunto con imprenditori, con player appunto del mercato dello sport, e quindi a fare queste prime esperienze anche di business case, un po' come abbiamo fatto insieme l'anno scorso, no? Che sono sempre esperienze interessanti sia per voi che per noi. E fatto quel master lì, appunto, si entra a cercare lavoro, e lo sport, il problema è che per la maggior parte dei club e delle leghe non ha un placement, che è una cosa strana, perché in tutte le aziende in cui voi andate a cercare la sezione jobs c'è qualche offerta di solito, no? Se andate su LinkedIn o su Jobando o su tutti questi altri format. Invece il mondo del calcio, ora, cioè, negli ultimi anni in realtà sta cominciando pian piano, ma è raro, è molto passaparola. E quindi ho cominciato a rompere le scatole a tutti quei player che avevo incontrato appunto nel mio percorso, fino a che per puro caso non ho fatto questo colloquio in Fiorentina per business analyst.
Bino Salis era una figura che appunto ha voluto il, cioè, il dirigente che al tempo era Baiesi, un direttore esecutivo che era molto illuminato per chi veniva dal mondo aziendale, anche se poi ha giocato a calcio in passato, e quindi lui ha scelto di inserire appunto nella struttura sua personale un business analyst che andasse appunto ad analizzare tutte le aree di business per poi andare a incrementare, cioè, appunto, i ricavi su quelle aree che al tempo andavano peggio. Questo lavoro per me è stato facile perché ho preso le mie competenze di 4-5 anni appunto di consulenza e le ho messe nel mondo dello sport. Questo secondo me è il passaggio fondamentale, perché un conto è passare dal mondo accademico al mondo dello sport, un conto è passare, fare università, poi fare un po' di anni appunto di gavetta, la chiamo io, nel mondo reale, e poi dopo approcciarsi al mondo dello sport. È molto diverso, perché lo sport non insegna, cioè il calcio in particolar modo non ha tempo di insegnare. È molto raro che i stagisti che entrano in club calcistici abbiano poi la fortuna di essere seguiti in un certo modo. Io non nego che nella mia breve esperienza di 6-7 anni ho avuto tantissimi stagisti, ogni anno 6-7 stagisti, e soltanto in due casi poi sono stati portati avanti. Uno, fra l'altro, era a Venezia e ora è con me alla Fiorentina. E questo ragazzo aveva fatto anche lui però un anno di consulenza, e quindi aveva già un metodo lavorativo applicabile a quella che poi era la mia realtà. Il mio consiglio è quindi quello spassionato di non entrare nello sport subito, perché è molto 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 rischioso, e poi il percorso è molto più lungo e articolato, perché entrare come stagista e poi sviluppare una carriera è difficile. Quindi sicuramente fare un'esperienza reale di, o di consulenza o di azienda o di agenzia, quindi su quello che voi siete più inclini, e poi dopo applicare quella competenza al mondo dello sport. Questo secondo me è fondamentale. Il secondo consiglio che posso darvi è di cambiare anche spesso, no? Io ho cambiato, penso, dal 2008 a oggi ho cambiato 7-8 lavori, forse 9. Però serve un'apertura mentale, è quella che vi fa fare il salto di qualità. Io stavo alla Fiorentina a fare la parte di marketing strategico, diciamo, e un giorno mi ha chiamato al Venezia. Io ho parlato con il presidente al tempo, non al telefono, sono andato a Venezia un giorno all'altro. Perché? Perché per me era interessante fare quella prova lì, no? Fare quel salto di carriera, anche se poi stavo scendendo dall'alta Serie A a una promossa in Serie B. Ma è stato un anno fantastico perché lì ho vissuto quello che è la Serie B, che è molto diversa dalla Serie A, no? Cioè, la Serie A è molto spacchettata, cioè, c'è la parte sportiva e c'è la parte aziendale. Serie B è un po' una grande famiglia. E quindi aver vissuto anche un po' più gli aspetti sportivi, anche di spogliatoio, di vite, preparazione, la partita, le trasferte insieme, è stato sicuramente molto molto interessante. Mi ha permesso poi di fare ancora un salto in avanti, sempre a Fiorentina, ma con un altro ruolo, che senza quell'esperienza a Venezia non avrei potuto fare. E quindi anche quando sembra di fare un passo indietro, in realtà si va sempre un passo avanti a fare delle nuove esperienze. Grazie. Grazie. Ci avviamo in conclusione, una domanda per il dottor Marotta, solo che l'incipit mi impedisce di farla personalmente, quindi chiedo scusa al dottor Marotta, però passo la parola a Paride invece, che la farà molto volentieri. Allora, cito testualmente, innanzitutto forza Inter, mi associo a questo esordio. Non pensavo. I calciatori sono la prima risorsa dei club, tuttavia trovo che troppo spesso si sbagliano acquisti durante il calciomercato. Come mai è così difficile trovare giocatori di qualità, con capacità tecniche importanti, piuttosto che fisiche? Se sapessi dare una risposta, probabilmente avrei vinto il Totocalcio, veramente. Dunque, allora, innanzitutto qua abbiamo parlato tanto oggi di numeri, e quindi di economia dello sport, ma esiste anche un aspetto umano, e quindi oggi accanto a delle realtà oggettive poi ci sono anche delle situazioni soggettive che sono legate al fatto che i calciatori, che sono poi, cioè, anzi, qual è il core business di una società di calcio, giocare a calcio? Che cosa sono i calciatori? Sono degli asset, ma chiaramente un conto è
trovarsi davanti a una bottiglia di acqua minerale è un conto trovarsi davanti a un calciatore, che è sì uno che gioca a calcio coi piedi, ma poi un cervello pensante. E quindi la cosa più difficile quando si deve andare a scegliere un giocatore è proprio quello di capire che cosa ha dal punto di vista umano, quali sono le sue proprietà dal punto di vista umano, e non solo calcistiche. Perché generalmente è la prima fase che tu fai, che è quella di osservazione attraverso i tuoi osservatori, è quello di individuare il giocatore bravo. Poi c'è la parte negoziale e spessissimo viene trascurata quello che poi è l'aspetto della valutazione umana, che per quanto mi riguarda è l'aspetto che nella mia storia ha generato la differenza tra tutti i giocatori che ho avuto a disposizione. L'ultimo esempio è Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, accanto a essere un campione, cioè anzi, accanto a essere un calciatore, è un grande campione. Perché noi parliamo tanto di talenti, ma anche tra di voi ci sono tanti talenti. C'è una scala di valori differente, perché non tutti siete uguali. La scala di valori esiste nella vita normale, esiste nel lavoro, esiste da tutti i punti di vista. E quindi anche nel calcio c'è questa scala di valori, sia nell'ambito degli allenatori, dei dirigenti e dei giocatori. La differenza tra il talento e il campione è che il talento rappresenta delle qualità, forse anche innate, che la natura gli ha regalato, ma per diventare campione deve essere accompagnato da qualità umane, quali l'intelligenza, l'esperienza, il sapersi relazionare, quindi avere un buon carattere. Quindi la prima cosa che si dovrebbe identificare è proprio quella di andare alla ricerca di giocatori che rappresentano, che hanno all'interno delle proprie capacità anche questi requisiti. Se io vi parlo, parlavo di Cristiano Ronaldo, ma ho avuto anche la fortuna, devo dire, di gestire un giocatore come Cassano quando ero alla Sampdoria, penso che la maggior parte di voi lo conosca, e se io parlo di Cassano e mi rivolgo a voi facendo una domanda, Cassano era un talento o era un campione secondo voi? La risposta è? Talento, esattamente, questa è la grande differenza. Cassano aveva delle qualità nel suo DNA calcistico eccezionali, non è riuscito a trasformarle, a farle crescere, e quindi non si può catalogare nel campione, che oggi è per esempio Cristiano Ronaldo. Quindi quando si parla di costruzione di una squadra, quando si parla di attività di calcio mercato, il famoso transfer market, bisognerebbe avere la capacità di andare a individuare quei soggetti che sono dei profili adatti per il tipo di squadra che si vuole costruire, ma che rappresentano anche delle grandi qualità, delle grandi potenzialità come persona. Una squadra di calcio è un gruppo e deve diventare poi squadra. Mettiamo insieme delle persone, qua siamo un gruppo di persone, ma per diventare squadra bisogna che abbiamo tutti una visione d'insieme comune, che abbiamo degli obiettivi. E questi obiettivi li fai condividendo e soprattutto cercando di valorizzare quelle che sono le tue capacità. Quindi detto questo, poi andiamo praticamente all'attività vera e propria del calciomercato, perché questa prima fase è la fase più difficile, no? Perché spessissimo, ma spessissimo nella mia attività ho avuto a che fare, adesso io vi ho fatto l'esempio di Cassano, ma potrei farvene decine di giocatori su cui sono stati investiti dei soldi che rappresentavano veramente un aspetto talentuoso, ma che poi in realtà si sono dimostrati dei giocatori normali. Quindi dopodiché si va alla fase del calciomercato. Calciomercato che cosa è oggi? Che cosa era ieri e che cosa è oggi? Ieri era qualcosa di affascinante, era un movimento che si svolgeva in estate, quando terminava la stagione, i tifosi volevano partecipare a delle emozioni estive, non c'erano più le partite e quindi andavano quotidianamente a leggere i giornali, la televisione, per vedere quali erano le novità della propria squadra, dimenticandosi magari che già confermare la stessa squadra che ha fatto bene l'anno precedente significa anche un punto di forza, avere un punto di forza davanti. E di conseguenza era qualcosa di affascinante. Il calciomercato è nato in Italia da un ex presidente del Palermo, Lanza di Trabia, parliamo degli anni 50, che per stimolare le trattative con i suoi colleghi aveva attivato delle sedi di calciomercato in Milano, in Hotel Gaia, Lilton e tutte queste sedi, diciamo, cittadine. Dopodiché ci sono state delle vere e proprie sedi ufficiali
dove vengono i trasferimenti, nell'epoca in cui il calciatore comunque era un soggetto passivo, nel senso che io stesso ho avuto la possibilità di trasferire dei giocatori che dovevano accettare il trasferimento, questo proprio come analisi storica del ruolo del calciatore. Dopodiché nel 1981, con la legge 91, i calciatori sono diventati, secondo me ancora oggi in modo improprio, dei lavoratori subordinati, quindi hanno un rapporto giuslavoristico con le aziende calcio come se fossero degli impiegati. Questo mi sembra abbastanza anomalo perché soprattutto sia per la movimentazione economica che caratterizzano questi rapporti, ma soprattutto anche per la figura che rappresentano, perché sono degli artisti, non sono dei dipendenti normali. Ma comunque diciamo che il fatto storico era rappresentato dal fatto che ogni trasferimento doveva portare l'assenso dei giocatori, cioè trasferimenti dei calciatori, mentre prima erano tra la società cedente e la società cessionaria, cioè chi lo comprava, nel 1981, attraverso anche poi la legge Bosman, che non sto a spiegare perché dovrei dedicare tanto tempo, ha portato al fatto che i giocatori comunque sono dei soggetti che decidono il proprio destino. E nell'economia, diciamo, delle aziende che si sono trasformate, sempre quel processo che facevo riferimento prima, dal modello di mecenatismo a un modello di business, anche il calciomercato ha rappresentato nella composizione del bilancio una voce rilevante, soprattutto nell'ottica delle plusvalenze, cioè di quel numero che è generato dalla cessione del giocatore, che messo in relazione col valore storico che tu hai all'interno del bilancio porta a un ricavo che genera appunto un'attività positiva, quindi una plusvalenza. E quindi oggi è un elemento di carattere economico rilevante, perché anzi direi indispensabile soprattutto per il calcio italiano, perché se vogliamo essere maggiormente competitivi dobbiamo assolutamente ricorrere con abitudini a quello che è il trasferimento dei calciatori e quindi alle plusvalenze, perché sennò non riusciamo a far quadrare i conti nell'ottica anche di quello strumento a cui dobbiamo un po' assoggettarci, che è il fair play finanziario. E quindi l'attività di trading di calciatori è fondamentale, ma lo è maggiormente per quelle società, dicevo, come quelle diciamo maggiori, che cercano di essere più competitive, per quelle società medie che devono garantire poi continuità attraverso una solidità finanziaria ed economica. Pensate, avete visto per esempio, se vi parlo dell'ultimo trasferimento della tua squadra, appunto Piontek dal Genoa al Milan, praticamente la valutazione è intorno ai 40 milioni e la vendita di un calciatore ha rappresentato nell'economia e nel bilancio del Genoa un ricavo pari al 50% del fatturato caratteristico, no? Quindi questo depone come la valenza del calciomercato sia un elemento veramente importante che deve essere tenuto in considerazione per le medie e piccole, per diciamo, equilibrare i loro bilanci, per le grandi, per cercare di incrementare il valore qualitativo della squadra che deve competere con società sicuramente che hanno dei bilanci molto più importanti, che hanno dei ricavi molto più grandi. Domanda estremamente veloce, chiedeva se l'Inter è disposta ad assumere studenti di Ca' Foscari, quindi gliela giro molto volentieri, eventualmente si può riservare la risposta, ma ovviamente... No, rispondo volentieri, perché anche qua siamo davanti al mondo del calcio che pecca di innovazione, cioè quindi innovazione, vabbè, questo è un difetto grandissimo. Ma soprattutto, io tra l'altro sono consigliere di federazione, nel board della federazione, sono nel board del settore tecnico che è la Ca' Foscari del calcio, e combatto sempre con il resto del board, quindi con i componenti, cercando di fare capire qual è la grande differenza tra il costo e l'investimento. Cioè il costo è una cosa che tu spendi dei soldi ma poi non sai che risultato ti porta. L'investimento invece è quello di creare e generare formazione per far sì che poi il talento, che non è solo calcistico di chi va in campo ma è anche dietro la scrivania, possa generare maggior profitto. E di conseguenza il fatto che oggi ci sia aperto
a un concetto di società riconducibile in un'azienda vera e propria, porta al fatto anche che bisogna attingere dal mondo anche universitario, dal mondo dei laureati, per far sì che si possa raggiungere. È vero che il core business, l'ho detto prima, è fare calcio. L'azienda di calcio è un po' la metafora di un treno, no? La locomotiva che tira è quello di risultato sportivo, perché se tu non hai risultato sportivo puoi avere un grandissimo esperto di marketing, puoi avere un grandissimo esperto di medicina, puoi avere un grandissimo preparatore atletico, però assolutamente il tuo brand non sale. Sale nel momento in cui vinci, ma per vincere devi avere anche un supporto di una società alle spalle che deve garantirti qualsiasi tipo di iniziative che ti possono mettere nella condizione di raggiungere l'obiettivo. Per cui personalmente sono assolutamente aperto al fatto che i migliori studenti possano diventare i migliori dirigenti. Questo l'ho sempre fatto, posso anche dire che nell'ambito della mia età oggi sono nella fase in cui con orgoglio tanti miei piccoli allievi sono diventati oggi dei docenti, dei professori importanti nel mondo del calcio. Qualcuno magari può avermi tradito, ma questo fa parte del gioco, no? Per cui è normale che sia così. Però devo dire che quanto ho seminato è stato da me raccolto, ecco, quindi sono orgoglioso anche da questo punto di vista. Cioè, io credo di aver dato tanto al calcio, ma ho ricevuto tanto. Ecco, oggi sono nella fase in cui mi sento ancora di dare qualcosa attraverso la valorizzazione di queste risorse. Grazie. Lei sa che rischia di avere la mail intasata domani di CV che arriveranno da Venezia se controllerete l'IP, però siamo contenti se e noi disponibili. Ma la selezione è molto dura, eh. Benissimo, ma noi siamo pronti e formiamo bene i nostri studenti. Andrei in chiusura, Davide. Allora, successivamente alla chiusura dell'evento ci sarà un aperitivo nello spazio infradipartimentale. Per motivi logistici potranno accedere solo quelli provvisti di cordoncino blu. E invitiamo? Sì. Inviterei il direttore generale, dottor Marcato, dell'Università Ca' Foscari di Venezia per i saluti di chiusura e anticipo il ringraziamento a voi per aver partecipato all'evento. Ultimo minutino. E ovviamente un grazie a tutti gli ospiti che hanno accettato il nostro invito. Direttore, grazie. Ma vi rubo solo un secondo perché quando uno annuncia l'aperitivo poi giustamente la gente ci vuole andare. In realtà avevo pensato solo di arrivare per compensare. Compensare perché ho sentito parlare di una fede rossonera. Zilio Grandi, che come è noto, voglio dire, aveva aperto di fede bianconera e il nerazzurro mancava, quindi la prima cosa era cercare di compensare le fedi, perché poi sono quelle che muovono, no, tutto il... Però devo dire grazie invece ai ragazzi di Investment per un dibattito sicuramente interessante portato qui a Ca' Foscari. Ca' Foscari che, come sta scritto anche lì, è la più antica business school d'Italia, quindi parlare di queste tematiche qui mi pare doveroso. E mi sarebbe anche piaciuto ricordare, però, e lo ricordo così io in maniera, se volete, un po' rapida e veloce. Allora, Ca' Foscari è anche incroci di civiltà, è anche il luogo, come dire, che fa riferimento alle responsabilità, come dire, sociali e valoriali che anche lo sport e il calcio si portano con sé. Soprattutto per il ruolo che giocano in alcuni casi anche in territori svantaggiati, e quindi, secondo me, oltre a tutte queste problematiche sicuramente interessanti, credo valga la pena ricordare in qualche modo, lo faccio io, ma insomma voglio dire sarebbe bene, soprattutto fatto dai veri protagonisti, ricordare anche questo ruolo, no, che il calcio sicuramente ha, e l'investimento che stanno facendo alcune società italiane, tra cui la società che, come dire, che mi piace di più ricordare, credo siano significative, come dire, nel senso che incidono probabilmente in misura minore sull'assetto del rapporto di business, ma hanno, credo, grande importanza per quanto riguarda
intanto raggiungere territori e mercati lontani che su queste tematiche sono, come dire, anche sensibili. Niente, mi è piaciuto ricordarlo perché, ripeto, questa università è un'università che si caratterizza per come dire, le sfide globali, certo il calcio dentro a questo è solo una piccola parte, ma è anche appunto l'università degli incroci civiltà e quindi credo che questa sottolineatura sia per questo contesto importante. Grazie ai ragazzi e alle ragazze che hanno voluto essere presenti oggi e quindi un saluto anche dalla direzione di Ca' Foscari. Grazie. Grazie direttore, vi ringrazio nuovamente e al prossimo appuntamento qui a San Giove. Grazie.